apri gli occhi. Sei pronto? Per noi tu sei importante. Con te condividiamo la stessa passione. Con te navighiamo. Salpiamo con un unico cuore. Viviamo le tue storie. Vai in diretta, giusta, giusta. Le tue avventure. The Ultimate Outboard Motors. E dal Salone Nautico Internazionale di Genova siamo con Paolo Ilariussi, che da quest'anno, oltre che essere il direttore di Suzuki Italia Marine, è diventato anche direttore di Suzuki Divisione Moto. Ma qui siamo al Salone Nautico, quindi vicino a noi tra l'altro c'è Suzy, perché dovete sapere che Suzy è la mascotte che accompagna Suzuki in un percorso importante intrapreso l'anno scorso rivolto al green. Importante, un'iniziativa che coinvolge un po' tutti i diportisti, perché Suzuki ha coinvolto tutti i suoi diportisti nel contribuire a essere un po' più ecologici. Beh sì, bravo, hai detto bene. Suzy di fatto è la mascotte di Suzuki Divisione Marine, che ci accompagnerà in tutte le iniziative green che Suzuki farà in tema nautico, ma non solo. In tema nautico quest'anno abbiamo lanciato una campagna social, perché solo con l'unione si fa la forza e si ottengono i risultati. Quindi abbiamo chiesto ai nostri clienti, ma non solo ai nostri clienti, di unirsi a noi, di aiutarci a raccogliere rifiuti in mare, di mandarci la foto e diciamo, lo abbiamo reso noto postando la foto sui nostri social. Qui a fianco a me c'è una colonna con i nomi di coloro i quali hanno mandato la loro materia, ringraziandoli per l'impegno. Il mare li ringrazia, insomma, non Suzuki. Quindi è un'iniziativa che quest'anno poi qui a Genova vede l'arrivo del Microplastic Collector, che ieri con grandissimo orgoglio ci ha anche permesso di vincere l'Innovation Award dei Saloni Nautici, a premiare quello che è un concetto talmente semplice ma efficace, ovvero la raccolta delle microplastiche in mare. Attraverso l'uso del motore, molto semplicemente, il diportista raccoglie le microplastiche in mare. Questo è eccezionale, perché il contributo del singolo poi può fare la differenza a livello globale. E questo a dimostrare che Suzuki è molto attenta a questo tema. Hanno investito anche in questo settore. Ecco, solitamente si investe per quello che è l'evoluzione, per la ricerca di nuovi modelli, per l'elettronica, che adesso vedremo, ma io sono partito proprio da qua con Suzy, perché era importante, un tema che, a cui sono sensibili molti si sono resi conto che effettivamente l'uomo un po' ha messo le mani dove non doveva. Bisogna tornare a essere un po' più attenti a preservare anche l'ambiente marino, dove poi tutte queste persone che stanno girando il Salone Nautico di Genova, beh, è l'ambiente in cui ci si gode, poi quella grande passione di andare per mare, rovinarlo sarebbe un peccato. Ecco, magari adesso Suzuki sta lavorando proprio per dare un aiutino a tenerlo un po' più vivibile. Hai detto bene, noi costruiamo prodotti che regalano emozioni, regalano un sogno, quello di andare per mare. Il mare però deve essere come il Signore ce l'ha dato, quindi deve essere limpido, cristallino, con flora e fauna nelle condizioni migliori. Purtroppo andare per mare ormai non ci si stupisce neanche più quando si vedono sacchetti, ogni tipo di rifiuto, e ancora più pericolosi sono quelli che sono quasi invisibili microplastiche sotto dell'acqua, che purtroppo vengono ingeriti dalla fauna marina e che poi ce li mangiamo. Quindi è un aiuto che credo che sia indispensabile dare, soprattutto se si ama il mare. Ecco, invece qua alle nostre spalle una delle novità di quest'anno importante, perché Suzuki quest'anno si è impegnata di più su quello che appunto è il corredo di un motore, quindi tutta la parte elettronica, tutta la parte strumenti, le manette. Qua c'è stato un lavoro importante di restyling per un certo discorso anche di design, ma anche poi di funzionalità importanti che sono legate a quello che è una ricerca che Suzuki ha voluto portare insieme a quello che sono i motori. Certo, hai detto bene, è un restyling, ma più che la parte estetica, che è quella, se vuoi, anche più apparente e visibile, è la parte interna, il vero oggetto di restyling. Ora, le nuove tecnologie e le dimensioni sempre maggiori delle imbarcazioni su cui i motori vengono montati lasciano pensare che da qui al futuro ci sia una necessità di elettronica di bordo sempre maggiore. Quindi si è voluto rivisitare completamente quella che è l'elettronica in dotazione degli nostri motori, per permettere agli stessi di essere connessi con ogni tipo di dispositivo che l'armatore desidererà mettere sull'imbarcazione. È una elettronica 2.0, diciamo, in questo caso, quindi è una manetta che permette di essere integrata con l'autopilota, chiaramente il GPS, sistemi come il keyless nostro, che è appannaggio dei nostri motori, plotter, insomma qualsiasi cosa, joystick, qualsiasi cosa che possa essere di desiderio dell'armatore,
deve essere controllabile con i nostri strumenti, ma non in modo tale che vi sia il pieno controllo appunto dell'imbarcazione. Ecco, una strumentazione importante che accompagna la motorizzazione, motorizzazioni che poi le vedremo, le conosciamo in parte già, ecco, sono motori che danno sempre soddisfazione. Con un'elettronica così li si controlla ancora meglio, perché anche le manette magari sono più calibrate, proprio perché la manetta elettronica, quando aveva fatto il suo primo esordio, aveva spiazzato un po' tutti, perché bisogna avere quella giusta sensibilità. So che avete lavorato anche su quello che è il dosaggio della potenza, quindi poterlo sentire nelle proprie mani, perché questo, con motori così importanti fino al 350, beh, la potenza è tanta, quindi era importante anche lavorare su questo. Questo è vero, abbiamo anche ascoltato e soddisfatto quelle che erano le richieste che provenivano dagli armatori, i nostri clienti, ovvero il permettere il comando della doppia motorizzazione, ad esempio con una leva sola, riuscire a dare il pieno controllo, diciamo avendo tutto sotto controllo, no? Quindi i dati motore, la diagnosi, la possibilità di mandare addirittura la diagnosi in tempo reale al concessionario di fiducia attraverso un'email, un QR code. Diciamo è un'autodiagnosi, come se ci fosse della telemetria e il concessionario e-box è pronto a supportarci per qualsiasi tipo di informazione. Quindi è un deciso passo avanti, proprio volto a rendere e a dare un servizio migliore al cliente. Perché Suzuki ha sempre pensato che, oltre a darvi soddisfazione su quelle che sono le prestazioni dell'adrenalina del momento, ma molto più importante è dare il relax e far vivere il mare in tutta serenità. Suzuki su questo ha lavorato tantissimo, addirittura anche sulla parte legata appunto alla manutenzione, quindi ci sono queste manutenzioni programmate dove il diportista quasi non si accorge di avere il motore. È veramente un lavoro importante. Sì, come hai detto bene tu, il motore deve essere un puro piacere di guida e dobbiamo lasciare a casa o ad altri le preoccupazioni, i pensieri di dover manutenere il motore, doverlo controllare. Quindi io credo che il vero obiettivo sia quello di donare ai nostri clienti il pieno piacere della fruizione di un bene che, ahimè, in molti casi è limitato a un periodo ristretto, un paio di settimane durante le vacanze, i più fortunati nei weekend. Deve essere appunto un piacere dall'inizio alla fine e per questo stiamo lavorando. Ecco, qua invece siamo dove c'è la zona dedicata anzitutto ai senza patente, quello vedete il 40 Ari, un motore eccezionale che dà grandi soddisfazioni in casa Suzuki, ma qua questo è un pacchetto particolare, questo è un M4 Marshall, ecco, mi dicevano che questo c'è proprio una promozione così com'è, quindi allestito così con 40 Ari, un 6,80 m circa di gommone, con una bella portata, insomma so che fino a 10 persone il 40 Ari lo spinge, è rivolto al rent, quindi al noleggiatori che possono con questo mezzo fare contenti tantissime persone che vogliono magari anche vivere una giornata di mare. Quindi Suzuki attenta anche all'avvicinamento, all'approccio di quello che è magari la prima uscita in mare. Questo è rivolto proprio a questo, a chi non ha una patente e ai noleggiatori che spesso si rivolgono a quel target. Hai detto bene, il boom, diciamo, dell'interesse sulla nautica chiaramente può anche essere gestito a step. Ci sono tanti utenti che dicono: prima di comprare vorrei approcciarmi all'uso, diciamo, del mezzo, e il noleggio rappresenta una delle soluzioni migliori perché ti permette di godere di una giornata con gli amici, con la famiglia, in serenità, senza dover necessariamente spendere i soldi per l'acquisto del prodotto. Anche per capire se poi ci piace. Se ci piace, se il mezzo è conforme alle nostre richieste, esigenze, eccetera. Quindi il noleggio sta andando veramente forte da ormai un po' di anni. Allora abbiamo pensato di fare una versione specifica per i noleggi che si chiama Rent, che è una versione che include tutto quello che serve per gestire il noleggio in tranquillità e sicurezza, rivolto appunto alle necessità delle famiglie. E chiaramente, come hai detto tu, è un mezzo delle dimensioni generose che permette di alloggiare fino a 10-12 persone, di poter planare grazie al 40 cavalli Ari che offre spinta generosa a tutti i regimi. È in offerta, è proposto in offerta a 27.000 euro, finito, IVA compresa. Così come vediamo. Motorizzato, motore installato, trasporto del gommone escluso. Perché questo è solo per chi fa noleggio o anche un privato? Questo è solo per chi fa noleggio, perché è una promozione a loro riservata. Ti dirò di più, c'è anche la possibilità di usufruire di un finanziamento a interesse zero per un importo fino a 20.000 euro, quindi di fatto il noleggio potrebbe iniziare a incassare prima di dover pagare le rate del finanziamento. Quindi abbiamo pensato di rendere facile la vita non solo ai clienti che poi ne usufruiranno, ma anche ai noleggiatori che devono poi offrirlo ai clienti. Hey, mama, say the way you move, gonna make you swag, gonna make you...
Scanner Marine, special boat for special people. Not only boat, a lifestyle. SPX, the new generation rib. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. Qua alle nostre spalle invece il 300B, il Dual Pro, l'avevamo già ormai, noi l'avevamo testato anche l'anno scorso venendo con un master insieme a Annalisa Gargiulo. Questo è il motore col quale Sergio Davi, con due di questi, tenterà una nuova impresa con Suzuki. Sappiamo che deve andare a Los Angeles, partirà da Palermo, non sappiamo bene la data, lo dirà qua al salone. Ecco, però questa sarà una nuova avventura, un'avventura che coinvolge Suzuki.
Sì, per rendere lo straordinario ordinario abbiamo il nostro testimonial, che ormai sono 10 anni che lavoriamo assieme, che quest'anno partirà per un'avventura che ha dell'incredibile, cioè partire da Palermo con un gommone, sì, di 10 metri, ma attenzione. Beh, ogni anno, ogni volta che ne fa una, diciamo che è incredibile. Non so quanto andremo avanti, perché è la terza volta che ci sorprende, perché è Brasile, New York, ecco, forse Los Angeles. Sì, andare a Los Angeles ovviamente è ancora più sfidante, perché attraverserà 2 oceani. Sono quante miglia? 10.000 circa? Sì, sono 10.000 circa, con dei tratti di 5 giorni di navigazione ininterrotta, senza mai spegnere i motori e fermarsi. Quindi anche l'elemento psicologico e fisico ha una notevole importanza, perché diciamo è provante andare per mare in condizioni. So che Suzuki in questo, ecco, l'ha sposato più per quello che appunto è una grande passione, l'entusiasmo, per quello che è un valore umano. Beh, forse l'ultimo delle preoccupazioni di Suzuki è fare un test, perché 10.000 miglia questi motori le fanno tranquilli. Sì, no, assolutamente. Quello che a noi piace è il messaggio che Sergio dà al pubblico, ovvero che con un gommone si può sognare, si può fare un viaggio incredibile. Quindi il diportista deve essere tranquillo e sereno, che diciamo la fruizione sotto costa durante le settimane di vacanza non è certamente un problema. Un aspetto importante che questi motori garantiscono a Sergio. Sergio è sempre molto attento quando deve scegliere con quale motorizzazione farlo. Beh, è chiaro che c'è un dato su tutti, devono trovare, i consumi sono fondamentali, perché non è tanto per la spesa del carburante, ma perché non c'è modo di imbarcarne di più. Quindi lui deve trovare quell'equilibrio, e questi sono motori incredibili, perché la prestazione che offrono correlata al relativo consumo è eccezionale. Sì, a dispetto dei 4.4 litri di cilindrata, hanno chiaramente dei consumi molto contenuti, in quanto l'equilibrio, come dicevi tu, i regimi di navigazione sono comunque molto bassi, e di conseguenza Sergio può garantirsi un'autonomia sufficiente per attraversare l'Oceano Atlantico senza bisogno di fare rifornimento. Ecco, si diceva prima, la richiesta quest'anno è effettivamente stata veramente alta. Questo vale un po' per tutto quello che è il settore dei motori, quindi tutte le case motoristiche sono entrate un po' in difficoltà, perché non ci si aspettava forse che in un periodo così particolare ci fosse un esploit di richieste a tutti i livelli. Qua abbiamo parte della gamma Suzuki, ma si parte dal 40 cavalli che abbiamo visto prima fino al 350. Ecco, di solito c'era il problema magari su un determinato modello. Quest'anno è stato veramente difficile per tutti, non si reperivano motori. Beh, due parole, ecco, su quello che è successo, magari, perché così spieghiamo un po' a tutti quelli che ci sono passati dentro, perché molti si arrabbiavano con i cantieri magari. Allora, la nautica chiaramente è una scelta intelligente di spendere le vacanze in sicurezza con la famiglia, quindi abbiamo visto già dall'anno scorso un cambio di vento, un deciso interesse legato al mondo nautico, a prescindere dalla potenza, perché come hai detto tu, dal 2 cavalli e mezzo al 350 il piacere e il divertimento di andare per mare è il medesimo. È stato un anno incredibilmente ricco di successi, ma anche ricco di problemi, perché dalla primavera del 2021 si sono iniziati a vedere gli effetti del post pandemia, quindi nel sud-est asiatico ahimè sono ancora molti paesi in lockdown, quindi fabbriche non più in grado di produrre componentistica, per non parlare dei semiconduttori, che sono diventati un tema durante la primavera scorsa proprio per riuscire a fornire la componentistica data ormai alla maggior parte dei motori. Questo ha colpito anche il settore automotive, il settore moto, so che i problemi ce l'hanno anche lì. Colpisce indistintamente tutti quei prodotti che hanno un minimo di elettronica, ma basti pensare alle lavatrici, i telefonini, i televisori, quindi tutto il mondo dell'elettronica è afflitto da questo tipo di problema. C'è anche un problema legato alla logistica, perché chiaramente la spedizione dei container con i vaccini in giro per il mondo, piuttosto che chiaramente hanno giustamente... Visto qua, entrare al salone, le problematiche col Green Pass rallenta proprio l'accesso all'ingresso, perché bisogna controllare. Tutto correlato, un incremento di richiesta è corrisposto a un decremento delle navi da container e dei container disponibili, quindi ritardi sulle rotte dall'Asia all'Europa. Insomma, tutto questo ha portato agli operatori del settore, tutti, a lavorare in estrema difficoltà questa stagione. Chiaramente a svantaggio dei clienti, che in molti casi hanno visto il loro motore o la loro barca ritardare qualche settimana rispetto alle previsioni. Diciamo che ci scusiamo con l'utenza a nome di tutto il comparto nautico. Certamente è importante per la prossima stagione, come dire, programmare gli acquisti
nel momento giusto per riuscire a soddisfare tutte le richieste entro la primavera estate prossima. Quindi l'invito è di venirci a trovare e pensare sin da subito, se si volesse acquistare un mezzo nuovo, di pensarci ora, perché magari nei mesi successivi sarà magari più difficile riuscire a gestire una consegna all'interno della stagione stessa. Poi sarebbe un ritorno alla normalità, perché fino a qualche 10-15 anni fa la nautica era fatta così. Qua a Sanno di Genova era il momento in cui si pensava all'acquisto per la stagione estiva. Ci si era abituati anche un po' troppo bene, arrivare all'ultimo momento perché le case erano pronte e trovavano sempre una soluzione. Beh, sarebbe un ritorno alla normalità, tornare a programmare un attimino quello che sarebbe, perché la barca non è come la moto e l'auto, è qualcosa che anche per i cantieri, insomma, ci sono dei tempi. Certo, ci sono dei tempi, soprattutto poi nella fornitura del materiale da parte a loro volta dei fornitori, quindi il cantiere non è mai responsabile al 100% di un eventuale ritardo, è sempre anche lui, come dire, una situazione che si riflette da situazioni diverse. Quindi invitiamoli tutti a pensare, a programmare l'acquisto, eventuale acquisto, perché davvero non si può tutti insieme arrivare a maggio e pensare di avere una barca con due motori da 350 Suzuki, insomma. A volte siamo riusciti a accontentarli, però. Sì, ma diciamo che capisco l'utenza che magari spesso pensa per mesi quello che potrebbe essere l'oggetto dei desideri, poi quando ha deciso di acquistarlo lo vorrebbe domani mattina pronto in acqua per essere usato. Non sempre questo è possibile, anzi quasi mai questo è possibile. Quindi, in un periodo come questo poi. Esatto, l'invito è venite, perché Genova è fantastica, c'è anche una bella giornata, quindi stiamo facendo le prove in mare, è quasi un'estensione dell'estate, quindi è un bellissimo momento per stare assieme e perché no anche per ragionare su quello che è l'investimento che vogliamo fare per la prossima stagione. Io allora intanto nel ringraziare Paolo Larussi che ci ha dedicato tutto questo tempo su Non Solo Mare per parlarvi di tutto quello che Suzuki ha presentato, ma anche di queste tematiche importanti che sono legate appunto a quello che abbiamo appena detto, anche alle consegne, a quello che sarà la prossima stagione. Nel ringraziarlo io gli faccio tutti i complimenti, perché abbiamo iniziato da un punto importante, qua c'è una parte della gamma Suzuki, però avete voluto estendere il vostro lavoro, la vostra ricerca a quello che è il momento del green. Ho visto che in diverse, anche a Cannes, c'era tanto spazio dedicato all'ecologico, c'è qualcuno che sta anche pensando all'elettrico, ma l'elettrico è lontanissimo da quello che è l'esigenza di un diportista, spesso è invece legata a questo tipo di motore. È importante che però case come Suzuki abbiano fatto l'occhiolino a questa filosofia. Ecco, essere ecologici non vuol dire solo non inquinare col motore, ma se possibile aiutarlo a stare meglio in mare. Allora, essere ecologici non è una scelta, una scelta filosofica, è una necessità. Ed è quasi un dovere. Se non diventiamo ecologici, rischiamo fra qualche anno di non poter più vedere quello che siamo abituati a vedere in mare, a terra, il cambiamento climatico. Insomma, non possiamo pensare che sia sempre qualcun altro a doverci pensare. Però sentirlo dire dalle multinazionali, che solitamente sono quelle contro le scelte di quello che appunto sono politiche ecologiche, beh, Suzuki è andata controcorrente. Beh certo, noi abbiamo cominciato a ridurre drasticamente la plastica nella produzione degli imballaggi, ma addirittura dei ricambi, dei filtri, ormai tutto è su carta riciclata. Diminuzione del CO2 e anche a livello aziendale nostro, noi ogni anno facciamo delle clean up campaign per pulire gli ambienti e credetemi, il piacere che dà dedicare il proprio tempo per un bene comune che è quello dell'ambiente che ci circonda è impagabile. Quindi il mio suggerimento è ognuno di noi faccia un piccolo passo per riuscire a migliorare l'ambiente che lo circonda. Vedrete che se tutti faremo così, fra qualche anno il mare, ma non solo il mare, vivrà in condizioni migliori rispetto a quelle attuali. E con questo messaggio dal Salone Nautico Internazionale di Genova, Casa Suzuki vi saluta, noi continuiamo a girare, ringraziamo ancora Paolo Larussi per tutto il tempo che ci ha dedicato, complimenti. Grazie a voi, a presto. Salone Nautico Internazionale di Genova, con me Giuseppe Messinese, noi abbiamo definito l'artista, qua siamo in casa Clear Italian Design. Beh, in effetti questa è massima espressione di quello che è il gusto italiano, che appartiene a Giuseppe Messinese. Ovviamente qua abbiamo due modelli, ma tutta la linea richiama quello che per te è sempre stata una ricerca di un design davvero unico. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao Francesco, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che una barca, cioè facciamo delle barche con amore e abbiamo sempre fatto barche con un
rispettando e guardando un po' l'arte, perché un'imbarcazione non è solo qualcosa che cammina nell'acqua, è un'arte. Questa arte la vogliamo trasferire in acqua, vogliamo trasferirla alla gente che naviga, e quindi siamo qui per farlo. Con due esempi, questa è Libra, la Libra 750, che tra l'altro c'è questa novità delle plancette più lunghe, quindi più allungate, e là invece quella che è nata l'anno scorso per dare a tutti la possibilità di poter andare per mare con una barca che è sempre bella come tutta la gamma Clear, ma con un allestimento un pochino meno impegnativo, per dare a tutti insomma la possibilità di avere una bella barca e di poter vivere il mare soprattutto. Sì, abbiamo fatto le plancette per Libra, uno allungare le superfici, due avvicinarsi sempre di più al mare, perché poi alla fine quello che conta è il mare, cioè quello che mettiamo sopra, diciamo sì, bello, meno bello, ma è secondario, primario è il mare. La prima donna è il mare. La prima donna è il mare, in assoluto. Poi abbiamo voluto di nuovo portare l'Aries Light, perché l'anno scorso ha avuto un successo della Madonna, e abbiamo scoperto che gli italiani hanno riscoperto il mare, quindi avere tante chilometri. Un pochino merito anche di Giuseppe sicuramente, perché mio è anche di una goccettina sicuramente, quindi avere tanti chilometri di costa e usare solo quei 100 metri o per lo vero forse anche meno di 100 metri, perché uno se ne sta su un bel fazzoletto, quindi diciamo che è finita l'era l'italiano della spiaggia. Oggi, sì, finita l'era della spiaggia. Oggi l'italiano ha capito che deve navigare, e noi diamo arte per navigare, in barca ovviamente. Allora, per navigare tranquilli e distinguervi anche, perché con una piccola barca non è facile, con una barca grande, insomma, in qualche modo con 100 metri di barca, insomma, ti distingui per forza, arriva qualcosa che è enorme, ma quando arrivi con una barca di 6-7 metri, distingui. Quest'anno erano tantissime le barche che hanno invaso i mari italiani, ecco, distinguerti non è semplice. Con una barca Clear, come queste due che avete portato, ma tutta la gamma, è da lontano uno che la vede e dice, quella è una Clear. Sì, sicuramente si nota che è una Clear, sì. Come dei cantanti particolari, dove il suo timbro è riconoscibile. O la capigliatura. È riconoscibile, quindi sì, Clear è riconoscibile ed è un'arte anche per quel motivo lì. Cioè si capisce di chi. Eravamo allo Yacht Festival, abbiamo aperto, introducendo l'argomento allo stand Clear, abbiamo riportato la frase che voi dite sempre: il lusso non è avere qualcosa che costa molto, ma poter scegliere qualcosa di unico. Questa è una frase che dice tutto quello che è un po' la filosofia Clear. Il nostro motto. L'avete reso voi, l'avete scritto voi, l'avete fatto vostro. È il nostro motto, questo qui, perché credo che al di là di quando spendi deve essere unico. Poco, tanto, medio, non ha importanza, ma l'importante è che sia unico e che sia indossato da quella persona o da quella famiglia in una maniera giusta. E allora affrettatevi, perché so che loro già stanno pensando al 2023. Quest'anno il salone è stato invaso, ma già prima del salone di Genova c'erano aspettative, c'erano già persone che si erano già preoccupate di prendersi la barca, perché a quanto pare i numeri quest'anno parlano bene. Sì, parlano bene, comunque credo che gli italiani, ma anche gli europei, hanno riscoperto il gusto di navigare, quindi vi aspetto di regalarvi qualche piccola o grande arte per voi. Allora, noi salutiamo Giuseppe e vi invitiamo anche noi, vivetelo il mare, ma vivetelo con una barca, gommone, basta che state sul mare, e sicuramente sono sensazioni diverse da quelle che si provano in spiaggia. Italiana, eh? Italiano ovviamente. Ciao Giuseppe. Ciao.
apri gli occhi. Sei pronto? Per noi tu sei importante. Con te condividiamo la stessa passione. Con te navighiamo. Salpiamo con un unico cuore. Viviamo le tue storie. Vai in diretta, giusta, giusta. Le tue avventure. The Ultimate Outboard Motors. Suzuki.